Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Eleonora e oggi voglio introdurre una nuova tipologia di video, i vlog. I vlog sono, penso, una delle tipologie preferite da tutti gli youtuber del mondo conosciuto e non, perché praticamente tu mostri quello che fai durante una o più giornate o per utilizzare un termine tecnico, fai vedere i cazzi tuoi. E io trovo che questo genere di video sia estremamente affascinante e anche coinvolgente. E coinvolgente io non lo sto dicendo in maniera canzonatoria, ma sono sincera, a me piace vederli. Ora, io so benissimo che il mio risicatissimo pubblico, nel momento in cui sta apprendendo che io farò dei vlog, probabilmente avrà come primo commento il seguente. E sti cazzi! E poi come secondo commento questa altro, e si sta anche domandando perché io sto facendo un annuncio come se fossi la regina Elisabetta. Allora, sto facendo un annuncio come se fossi la regina Elisabetta, in realtà per un semplice motivo, proprio perché questo genere di video mi affascina ed essendo io affascinata da ciò, mi sento vagamente emozionata al pensiero di provare a ricalcarli e a far vedere quello che faccio durante alcune mie giornate, anche perché io solitamente non è che annuncio a chi mi sta intorno ciò che ho fatto oggi, ieri o domani, e quindi in questo caso è una cosa un po' particolare per me. Ho scelto questo di cominciare adesso perché in questi giorni devo fare cose un pochino più interessanti rispetto alle solite. Non vado su Marte, però rispetto al piattume e la monotonia di alcune delle mie giornate, quelle che farò le cose che farò nei prossimi giorni sono un pochino più movimentate. Non ve le dico perché voglio creare la suspense. Io sto percependo la suspense che mi state inondando, di che mi state lanciando dagli schermi. Per favore, state calmi, non fatevi prendere dal panico, presto saprete tutto. E niente, in realtà saprete tutto tra pochi secondi perché questa intro la metterò come intro nel video, quindi avrò già tutto montato. E proprio parlando di montaggio e di editing video, ecco, io so che per editarli come si deve questo genere di cose devi avere un po' di skills abbastanza avanzate. Io ad oggi sto ancora imparando, nel senso che ad oggi ancora io sto a video editing come Formula 1 sta ad aspirapolvere, però dato che mi sto impegnando, dato che mi diverte, direi che pian pianino siamo sulla buona strada. Niente, non aspettatevi chissà che capolavoro, neanche chissà che contenuti particolarmente coinvolgenti, e so perfettamente che oltre ad abusare degli avverbi, questo genere di introduzione non vi farà venire voglia di andare avanti. Però so che siete persone coraggiose e non fidatevi di quello che vi dico, ma andate avanti e niente, ci vediamo tra poco. Mi sto preparando perché tra poco vado a fare la seconda dose di vaccino. Ho avuto la fortuna di essere già a buon punto con questa menata perché è una patologia cronica con esenzione, quindi appena hanno aperto le prenotazioni qua in Lombardia mi sono tipo fiondata come se avessi trovato una borsa di Gucci scontata a 15 euro. E ho fatto Moderna perché non sono una boomer. E spero che non mi faccia particolarmente effetto dopo la seconda dose. Non, ho sentito voci discordanti, per cui vi saprò dire, tra tutte le informazioni che do, credo che quella di fare un pochino di informazione sulle esperienze personali utili possa essere appunto la cosa più intelligente che posso dire in questo vlog. E vado in fiera a farla e devo dire che sono rimasta molto stupita dal fatto che siano stati piuttosto efficienti, perché io l'ho fatta la prima dose i primi di maggio e non c'era ancora abbastanza rodaggio con tutte le prenotazioni, compagnia bella, visto quello che si sentiva io mi aspettavo una roba tipo scene apocalittiche e aspettare 100 milioni di ore, invece devo dire che in mezz'ora, compreso 4 ore che devi aspettare dopo la prima dose, ho fatto tutto, quindi sono molto contenta. Spero che oggi sia uguale perché non è che modo di aspettare abbia tanta voglia. Per fortuna però a Milano il clima oggi è clemente, non ci sono 70 gradi e non c'è molta afa, almeno mi sembra, quindi sono anche contenta di farmi una passeggiata che la fiera non è proprio attaccata a casa, però vabbè, vi farò sapere.
dose di vaccino fatta rapidissimi, ci ho messo meno di 10 minuti tra attesa, accettazione e vaccino. Adesso vado ad attendere. Boh, vabbè, dai, mi andava, riprendevo una cosa molto cicciosa. Vediamo lo scusi del giorno. L'oroscopo del giorno, vabbè, mi stanno ingannando. Appena fatto un po' di catcalling mentre stavo camminando, ma vabbè, però prima un signore mi ha detto fare dei tatuaggi, quindi diciamo che le due cose si compensano in qualche maniera. Update vaccino, come potrete notare dalla mia faccia sono proprio freschissima e la seconda dose si è sentita di brutto. Fino a mezzanotte stavo bene ed ero di che già me la stavo menando, che bello, non mi succederà niente, non avrò nessun sintomo. Da mezzanotte e uno praticamente sono andata a letto, ho cominciato ad avere tutti i sintomi che si hanno quando ti viene la febbre. Senza avere la febbre, ad un certo punto avevo dolori muscolari che si confondevano con i dolori muscolari dovuti alla palestra, però era tipo tutto un misto di dolore. Avevo poi iniziato a venire molto caldo, però anche molto freddo, quindi ero con la coperta, avevo caldissimo, senza la coperta avevo freddissimo, non sapevo cosa fare. Allora ho messo la coperta e acceso il ventilatore per cercare una sorta di equilibrio termico. Ora io mi rendo conto che probabilmente vedere Temptation Island ieri sera abbia influito sul mio sistema immunitario e credo che non sia soltanto colpa del vaccino, se no mi sia sentita benissimo. Però minchia, scusate il francese, non credevo che mi sarei sentita così, anche perché ad un certo punto alle 3 di notte, esesperata che non ce la facevo più, ho preso una tachipirina. E non sono una super fan delle medicine, anche se ritengo siano molto utili, però cerco di prenderle il meno possibile solo se ne ho davvero bisogno, e ne avevo bisogno. Il problema è che io stamattina avevo da lavorare e avevo anche un sacco di cose da fare e ho fatto una fatica incredibile, è stata una pena. Leggevo le mail e ci passavo 45 minuti a cercare di capire cosa volessero dire delle parole molto complicate tipo ciao. A un certo punto mi sono sentita veramente, cioè, sotto il livello del subumano, da per quanto facessi fatica a fare, a veramente a comprendere delle cose di base, che mi sono anche un po' sentita in colpa verso i miei colleghi che mi dicevano le cose, io gliele chiedevo 16 volte come se fossi imbecille, però veramente ho fatto tanta fatica. Adesso durante il giorno un po' stavo meglio, un po' stavo peggio, un po' stavo meglio, un po' stavo peggio. Sensazione principale: spossatezza, mal di testa, molto mal di testa. E è difficile da descrivere perché in realtà è una stanchezza un po' diversa rispetto alla stanchezza canonica. Adesso beh, il braccio in realtà mi fa abbastanza bene. Io, questo è il braccio che ho utilizzato, faccio tutti questi gesti tipo le hostess, riesco a fare tutte le cose importanti che si fanno con le braccia, tipo dare i pugni, scrivere, fare altre cose che non nominerò, cioè se volessi. E niente, spero di stare un po' meglio a strada facendo perché sono un po' stanca, però ecco, io questa cosa la dico per tutti coloro che faranno la seconda dose tra poco, soprattutto per quelli che faranno Moderna, state pronti perché è probabile, ma non certo, che noi il giorno dopo non sia molto piacevole, quindi se potete evitate di mettere attività quali tipo lavorare, respirare o interagire con il prossimo perché potreste fare un po' di fatica. Peace and love. One eternity later. Allora, update vaccino numero 2, dopo un giorno e mezzo di malessere più o meno vario e odio verso il mondo, anzi no, forse l'odio verso il mondo non è un sintomo del vaccino, si ricomincia a stare normali come se non fosse successo assolutamente niente. Diciamo che adesso sono di nuovo abbastanza in forma o comunque come ero prima. E quindi mi sto preparando per un viaggio. Questo weekend vado giù nella bella Toscana e voglio documentare un po' quello che farò. Penso farò vedere soprattutto le immagini piuttosto che parlare, direi che parlo già abbastanza, quindi in questo caso saranno le immagini a parlare per me.